Appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Profumo di derby, gara di ritorno di Coppa Italia del campionato di eccellenza tra il Mazara e la US Mazara 46. È iniziato il match, si fa sportellate sull'auto di destra, poi c'è questo tiro sul quale Cassano non ha difficoltà. Uno contro uno, poi il pallone per Benivegna che lo deve mettere al centro, il tiro e si consuma la migliore palla gol del match tra gli applausi degli avversari, prima di essere abbrancata da Jabar Keba che provvede a questo lancio e poi incredibile sbagliata da centrocampo, vede Jeba fuori dai pali e Jeba deve dare il meglio di sé mentre corre il 30° minuto del primo tempo. Ancora sul primo palo e stavolta il pallone sembra essere entrato in rete, una topica difensiva, ma il direttore di gara non assegna il gol ma un calcio di punizione in fase difensiva, non cambia il risultato. Che tiene il pallone in campo, prova a fuggire sulla fascia, è buona la sua azione, il tiro sul primo palo, gli applausi da parte del pubblico. E poi non c'è più tempo, il duplice fischio del direttore di gara che spedisce tutti negli spogliatoi, termina il primo tempo tra Mazara e OS Mazarese 46 con il risultato di 0-0. Iniziato il secondo tempo, pallone in corridoio, il cross al centro e arriva il gol da parte del US Mazara 46. È entrato Perrone, numero 30, pallone sul primo palo, il gol, il pareggio da parte del Mazara e questa volta arriva la musica. Ma l'arbitro a quanto pare ha annullato e c'è la ripartenza da parte dell'US Mazara 46. Non sappiamo cosa abbia fischiato il direttore di gara. Un errore, il Mazara potrebbe segnare, però il numero 9 Lentini si fa improntizzare da Keba. Il direttore di gara fischia il termine della gara. Gara che termina con il risultato di 1-0 per l'US Mazara 46, risultato che non è sufficiente per il superamento del turno.